Eccoci qui, è il 18, è il 18 di agosto. Sto facendo una cosa così che non era prevista, nel senso che sto cercando di risalire un ruscello, vedrete, grazie allo stabilizzatore che mi è stato regalato, grazie. E questo video, finché dura la batteria, è semplicemente dedicato ai soliti. Ops! È scivolosissimo, veramente, appena piovuto. È una cosa un po' insolita, risalire sulle rocce bagnate. Non tagliamo niente, lasciamo tutto così. Come dicevo, è un video dedicato ai trogloditi e alle amebe. Chi approda su questo canale dovrebbe leggere in tutte le descrizioni quello che c'è scritto, perché in tutte le descrizioni c'è scritto che tutti i commenti che sono già su Indice Alfabetico, l'Indice Alfabetico ha più di 2500 voci. Io sto attento a non scivolare, spero di non fare un altro scivolone come prima, perché voi non vedete, ma c'è veramente, sono praticamente sull'acqua di questo torrente che devo trovare un punto dove attraversare. Non è facile, però ci provo. Opa. Anche perché non era previsto, nel senso che adesso io non so se, vediamo se riusciamo a farvelo vedere, il torrentello, eccolo qua, vedete. Come dicevo, se oggi sono un po' amareggiato perché i commenti sono sempre e solo quelli. Ok, allora partiamo in ordine alfabetico. Prima di tutto voglio ringraziare chiunque si è iscritto. Abbiamo superato i 60.000, ma a differenza di qualcuno che crede, nessuno di questi 60.000 iscritti è mai stato acquistato da parte del sottoscritto. Primo, perché il canale YouTube non è monetizzato. Non perché io non voglia, ma perché YouTube non permette di monetizzarlo. Sto saltellando di qua e di là. Pertanto qualcuno, se crede, può credere, nessuno vieta di credere, ok? Vorrei farvi vedere veramente questi passaggi, ma questo stabilizzatore che mi è stato regalato, vediamo se riesco. Eccolo là, là dietro si vede il ruscelletto. Come dicevo, questi 60.000 iscritti, che se qualcuno vuole disiscriversi lo faccia tranquillamente, a me non interessa proprio niente, perché non è questo il motivo di questo canale. Il motivo di questo canale è di farvi sapere che ci hanno mentito, ci stanno mentendo e continuano a mentirci. Punto. Su cosa? Su tutto. Dalle religioni. Voi fate, prima dicevo credo, perché voi immaginate solo quando i giapponesi hanno scoperto che l'imperatore non era più il dio, perché siamo arrivati fino al Novecento, adesso la data non la ricordo precisamente, vi faccio vedere un'escursione piccola 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 dietro di me, perché è veramente un posto fantastico questo. Eccolo qua, lo vedete là in fondo, qui è un po' dura camminare, ma cerco di procedere. Stavo dicendo che immaginate quando hanno scoperto che l'imperatore non è un dio, perché loro credevano che l'imperatore fosse un dio. Io non sono un dio, adesso cerco di scalare questo posticino, vediamo se mi è possibile, con un po' di sforzo. Eccoci qua! Se per caso si spegne lo stabilizzatore, vedrò di rimetterlo in moto. Pensate che quando hanno scoperto che l'imperatore non è un dio, tanti si sono suicidati. Perché credere, credere, ripeto, è il nemico, è nemico di conoscere, ok? Arriviamo al dunque, arriviamo alle domande più stupide. Dino non vi spiega mai perché mentono, ma non serve spiegarvelo, siete andati sotto la voce perché, perché mentono, c'è una playlist addirittura del perché mentono, cioè non è una sciocchezza. Spiegaci come fanno a volare gli aerei col modello della terra piana da Sydney a Johannesburg. Avete cercato sotto le voci voli, voli al sud, c'è la playlist,
aerei, dove potete visualizzare tantissime voci, ma sotto l'indice alfabetico, magari sotto la voce, non dico Johannesburg, ma Sydney magari, che ne so. Siete così pigri, veramente? Ok? Poi cosa mi viene in mente? Le solite cose, il pendolo di Foucault, ci sono tantissime cose, le stelle, perché non vedo le stelle al sud, anche qua. Cioè avete l'indice alfabetico. Se siete credenti, fermatevi, non perdete tempo. Se invece volete indagare, cercate un attimino, perché sembra veramente che non siate più in grado di fare niente. Allora, se siete questo tipo di personaggi che venite su questo canale, cancellatevi, andate sugli altri canali, andate su quelli della politica, su quelli che credono nella politica. Ancora pensate che i nostri governanti, i nostri sindacalisti, i nostri parlamentari, quelli che sono ancora in auge per farsi eleggere, siano i nostri salvatori? I vostri salvatori siete voi stessi, voi stesse, punto a capo, e non lo ripeto più, ok? Perciò grazie a tutti quelli che sono arrivati fino a qui. Gli altri, vabbè, divertitevi, fate quello che volete. Da me non otterrete nessuna soluzione. La soluzione l'avete voi. Ok? Ah, buone cose a tutti, buone cose a tutte. Wow, che meraviglia. Finché dura la batteria lo lascio andare. Adesso provo a tornare un po' indietro. Ho voluto anche regalarvi questo grazioso scorcio della natura, dopo un acquazzone molto forte, le acque ricominciano a correre nel loro sentiero naturale per andare in piano fino al mare. Tararà! E vai di no. Quindi, grazie ancora. Ci sarebbero tante cose da dire, ma non mi sembra il caso. Vediamo se riesco a farvi vedere questo punto. È veramente grazioso, ma non riesco, sono un incapace. È uno stabilizzatore comodo, vediamo se possiamo farvelo vedere da qui, magari da qui si riesce. Andiamo tutto da un'altra parte, dopo devo tagliarlo, probabilmente ha le batterie scariche. Non riesce a funzionare più, dovrei farvelo sforzandolo, ma non mi sembra il caso. No, proprio non c'è. Ok, io sono sempre qui, vediamo se si gira. Uscire con gli aggeggi dove non si sono fatte le prove non è mai facile, ma va bene così. Ta-da-da! Speriamo di non scivolare. Quindi, dicevo, l'indice alfabetico. Qualcuno l'ha soprannominata la piccola enciclopedia della terra piana. E ricordatevi che tutti voi che siete convinti è perché ve l'hanno iniettato a scuola. Ecco, per gli altri che mi mandano invece i video da tradurre, tipo parliamo delle inoculazioni, cioè non si possono fare questi video su YouTube, lo sapete? Pertanto su YouTube accontentiamoci di quello che si fanno vedere. Ce l'ho fatta scendere e ritorniamo tranquillamente giù. È un video per gli spassionato, nulla di cui sia importante se non ricordatevi che i salvatori siete voi stessi, voi stesse. Non fidatevi di nessuno, non fidatevi di nessuna. Credete in voi, ascoltate, ormai l'abbiamo già detto un sacco di volte, anche i device come questo vanno spenti, dovete ascoltare voi stesse e voi stesse. Ascoltare voi stesse e voi stesse vuol dire entrate dentro di voi, meditate, ascoltate veramente. Vediamo questo ramo, spostiamo, opa, tornato su. È bellissimo questo percorso, non l'avevo mai fatto da questa parte. Perciò mi auguro che tutto questo sia per portarvi un po' di cose belle
sono nelle streppole, come si dice qui. Vediamo se riusciamo ad approdare dall'altra spiaggia. È una meraviglia che cerco di regalarvi a quelli che sono barricati dentro alle città, alle mura. Ok? Il rumore dell'acqua. Pacco alla memoria. Ah, ecco cos'è, i satelliti. L'ultimo video. L'1% dei satelliti è il titolo dell'articolo. È chiaro che i satelliti non ci sono, se non c'è lo spazio, come fanno ad esserci i satelliti? Santo cielo, credere è solo una follia. Io non credo. Cerco, come tutti dovreste fare, liberi ricercatori. E cercate anche dentro di voi, dentro la vostra anima. Bene, passeggiata nel bosco va bene così, ok? Ciao, ciao, ciao!